Un altro cavalcavia perde pezzi di cemento a pochi giorni dall'episodio che ha visto per 36 ore la chiusura del casello di Fano dell'autostrada. Pezzi di cemento che cadendo hanno mandato in frantumi il parabrezza di un'auto che transitava sotto il ponte in quel momento. È accaduto alle 13 di oggi pomeriggio lungo la provinciale 92 all'altezza del Falcinetto Park. Il ponte incriminato è quello di via Bellocchi che scavalca la Flaminia. A fare le spese una Smart condotta da un residente del luogo che dopo il notevole spavento ha chiamato i vigili urbani che sono subito arrivati sul posto per i rilievi e poi di lì è scattata prontissima la macchina dei controlli. Oltre a due pattuglie della polizia locale e di tecnici della provincia proprietaria della strada sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano che con l'aiuto di un nuovo mezzo in dotazione da poco hanno potuto ispezionare il ponte ed eliminare tutti i detriti pericolosi in un intervento che si è protratto fino alle 18 di quest'oggi. Immancabili i disagi per il traffico che però grazie a un bypass effettuato dai vigili urbani non è rimasto paralizzato. I tecnici dell'ANAS eseguiranno i controlli della struttura essendo i titolari dell'opera nei prossimi giorni.